When it came to blues, there was nobody like him. Before Eric, guitar playing in England had been very simple. Suddenly we heard something that was completely different. It was completely revolutionary. Mano lenta, slow hand, questo è il suo soprannome. Uno che quando suonava, beh, era qualcosa di davvero mai sentito prima. Un lungo e ricco documentario, Eric Clapton Life in 12 Bars, ne ripercorre la carriera, ma soprattutto la vita, attraverso fotografie e filmati provenienti dal suo archivio personale, con la sua voce fuori campo a farci da guida. I thought it was the beginning. I didn't know it was the end. Un film in cui questo artista che ha scalato le vette della musica si è messo a nudo, mostrando tutta la propria fragilità e raccontando la sua discesa agli inferi. Un'infanzia, la sua, segnata dall'abbandono della madre e cresciuto con la nonna. Un dolore e una rabbia che tra le sue dita sono diventati suoni. Presa in mano la sua chitarra, in meno di 10 anni, Clapton ha portato al successo e poi lasciato diverse band, come i Cream, che negli anni 60 erano più famosi dei Beatles e dei Rolling Stones. E poi ci sono amicizie e sodalizi con Jimi Hendrix, B.B. King e George Harrison, che era anche suo vicino di casa, insieme alla moglie, modella Patti Boyd. Per lei Clapton ha perso la testa. A lei ha dedicato un intero disco, quello con la famosa Laila, nella speranza di conquistarla. Non subito, ma ci riuscirà. Amori infelici, la dipendenza dalla droga e dall'alcol, i ricoveri, un lungo braccio di ferro con la depressione, fino a quando tutto sembra riprendere quota, con l'arrivo di un figlio, siamo alla fine degli anni Ottanta, avuto da una relazione con Lori del Santo che aveva conosciuto a Milano. Quando poi accade l'irreparabile. A 4 anni il piccolo Connor, per colpa di una finestra lasciata aperta, vola giù dal 53° piano di un grattacielo. Trasformare un'orribile tragedia in qualcosa di positivo, questo desidera Clapton. E allora, dal suo animo blues, nasce una delle canzoni più struggenti e intense, dedicata al figlio, Tears in Heaven. La musica mi ha salvato, dice oggi a 73 anni. E forse è proprio in queste poche parole che si può condensare la vita di questo artista, dallo sguardo sì malinconico e triste, ma dalla forte personalità.